Va bene, parliamo un attimino degli dèi e prendiamoci un attimino dal tarotto. Vi ricordo sempre che non rispondo ai telefoni, ne ho lasciato uno acceso ma non collegato, ma non rispondo. Per cui è inutile neanche che tentate di telefonare. Vediamo un pochino cosa ci dice Valterotto. Cambiamo completamente discorso e passiamo agli dèi della Grecia. Per questa sua tesi, egli poté richiamarsi a molte toccanti testimonianze. Il coro degli anziani nell'Edipo a Colono, Sofocleo, canta le famose parole secondo cui la cosa più desiderabile. A proposito, se qualcuno mi segue con Valterotto, gli dèi della Grecia, no? Vi ricordo che se avete l'edizione, l'ultima edizione della Delphi di Valterotto, che è l'edizione del 2004, mi potete trovare a pagina 289, si chiama Appendice. E serve per parlare dell'altro mondo, del concetto della vita oltre la morte dei greci. Il coro degli anziani dell'Edipo a Colono Sofocleo canta le famose parole secondo cui la cosa più desiderabile sarebbe, in primo luogo, non essere nati e, in seconda istanza, tornare quanto prima d'onde si è venuti. Nel certamine queste parole vengono messe in bocca già a Omero. In Bacchilide, Eracle le rivolge a Meleagro, negli Inferi. In Teognide esse ricorrono a mo' di sentenza poetica come argomento di conversazione nei simposi. Si vede in proposito il racconto di Remida e del saggio Sileno. Ricompaiono in una tragedia perduta di Euripide, in cui si afferma che alla nascita dovremmo portare in lutto, alla morte invece celebrare un tripudio. Massime simili si riscontrano certo in tutti i popoli e in tutte le epoche, allorquando una grave pena offusca l'animo o un'intera vita viene osservata con rimpianto. Si pensi a Lessing. In questo contesto rientrano le suppliche della madre di Cleobi e Bitone e il conto saldato da Apollo a Trofonio e Agamede, i quali muoiono nel fiore degli anni dopo aver compiuto la loro opera più bella. Solone riferisce a Cleobi e Bimonte il secondo premio. In Menandro sono il detto secondo cui chi è amato dagli dèi muore giovane. A proposito, ci sono degli intercalari in greco, ma non aspettatevi che io ve li lega in greco, e salto direttamente la traduzione se ci riesco, e se no salto direttamente la parola. Chi è amato dagli dèi muore giovane, e altre affermazioni sulla caducità e la miseria della vita umana. Nel sesto libro dell'Iliade, Glauco paragona le stirpe degli uomini alle foglie appena germogliate, subito avvizziscono e vengono spazzate via dal vento. Così si esprime anche Serpedone. Ma è Apollo in persona a rivolgersi con parole simili a Poseidone nel ventunesimo libro dell'Iliade, e in seguito alla morte di Patroclo in battaglia, lo stesso Zeus, parlando degli immortali destrieri di Achille in lacrime. Nulla è più degno di pianto dell'uomo fra tutto ciò che respira e cammina sulla terra. Pindaro, nelle Pitiche, creature effimere, che cosa è mai qualcuno? E che cosa non è? L'uomo è il sogno di un'ombra, ma su questa concezione si fondano anche le dottrine della salvezza, ad esempio quelle orfiche e pitagoriche del corpo, come prigione o tomba, Socrate. Ma è questo un pessimismo, come lo intendono Schopenhauer, Buddha o Nietzsche? Il nichilismo vede dietro ad ogni ente una volontà folle e priva di senso, che dilania se stessa e dalla quale non vi è altra salvezza che, in Buddha e Schopenhauer, la radicale negazione della volontà di essere. In Nietzsche, la creazione di una bella apparenza nell'arte come superamento della verità. L'esistenza del mondo si giustifica solo come fenomeno estetico. Questo è per Nietzsche l'insegnamento della tragedia greca. Non vi è nulla di più lontano dei greci e soprattutto di più estraneo allo spirito di Eschilo e di Sofocle di questo insegnamento, fra virgolette, di Nietzsche, tratto proprio dalle loro tragedie.
Una cosa si può affermare con certezza della tragedia greca. Essa vuole superare e distruggere il bagliore dell'apparenza tramite l'implacabile verità. Un solo sguardo alla storia avrebbe d'altra parte dovuto mettere in guardia dal considerare pessimista in senso Schopenhaueriano l'epoca in cui nacque la tragedia. Quanto più profondo fu invece Hölderlin, allorché commentò proprio la tragedia di Sofocle in cui compare quella massima del Sileno. Molti tentarono invano di dire con gioia le cose più gioiose, qui infine esse mi parlano, qui nel lutto. Fu l'epoca più creativa che il mondo abbia mai visto. Tali creazioni non sorsero certo dal nulla del pessimismo, ma da quella infinita gioia che può risplendere anche nel lutto, nel quale anzi essa può risplendere nel modo più puro, come dice Hölderlin. Ad Apollo furono connessi uomini magnifici, su cui si tornerà in seguito, i cosiddetti sette savi, fra i quali rientrano anche Solone e un Talete. Si trattava di uomini politici, legislatori, sapienti, la cui saggezza testimonia di una pace interiore e al contempo di una profondità, ampiezza e libertà senza pari, oltre che della più serena gioia di vivere. Fra i prodigiosi uomini di quell'epoca, araldi o incarnazioni di Apollo, vi fu Pitagora, dalla cui scuola ebbe origine la matematica europea. Da Socrate in poi i pitagorici ricondussero ogni loro conoscenza e indagine al dio Apollo. Principio supremo di questa scuola era appunto quello di seguire il dio. In questa stessa epoca cantarono la poetessa Saffo, Anacreonte e altri. Si sviluppò il canto corale di cui si sono conservati, oltre ad alcuni frammenti, solo Bacchilide e gli Epinici di Pindaro. Non vanno poi dimenticati il tempio e le sculture monumentali, a cui non a torto si vuole cogliere lo spirito di Apollo. E in antitesi alla misura, e in antitesi alla massima, ecco Anassagora, il quale, quasi coetaneo, gli soffoca la domanda perché potrebbe essere preferibile vivere anziché non essere nati, risponde: per contemplare il cielo e l'ordinamento del cosmo intero. Anzi, là dove compare per la prima volta in bocca d'Omero nel certamen, la cosa più eccellente per chi vive sulla terra è non essere nato, ma per chi è nato, varcare quanto prima le porte dell'Ade. In risposta alla domanda di Esiodo, qual è la cosa migliore per i mortali? E in un secondo momento, qual è la più bella? Omero replica con splendida descrizione del tripudio generale nell'Odissea, dove il rapsodo delizia i banchettanti con il suo canto, e infine la citazione completa dell'ottava pitica di Pindaro, creature effimere, che cosa è mai qualcuno e che cosa non è? L'uomo è il sogno di un'ombra, ma quando dal cielo gli piove un divino bagliore, tutto riluce e la vita gli è grata. Dov'è il nulla del pessimismo se gli dèi sono? Templi e statue furono eretti a testimonianza della loro prossimità e magnificenza. Con quanta bellezza lo esprime Hölderlin. E dunque, per essere degni della presenza dei celesti, sergono i popoli magnifici ordinamenti, in gara l'un con l'altro, ebbe templi costruiscono, le città salde e nobili, e muovono la volontà di nuovi lidi. Questa prossimità, testimonianza inconfondibile dell'essere degli dei, confuta ogni pessimismo. Il fatto che gli dei sono eleva anche la più dolorosa esperienza di vita allo splendore dell'intramontabile ed eterno. Per la mentalità dell'uomo moderno, interamente rivolta allo scopo, nulla è più difficile da comprendere dell'incomparabile grandiosità della consapevolezza di Dio degli antichi greci. Essa risiede nel fatto che gli uomini ispirati venerano la divinità, non per le sue promesse di salvezza, ma perché essa è, perché il Dio è. Di qui il celestiale silenzio che ci parla dei volti greci, di quell'epoca grandiosa. Di qui quella meravigliosa quiete venerata al tempo di Winckelmann come nobile semplicità e silenziosa grandezza, di cui oggi si crede di poter sorridere come se noi, che conosciamo i fatti e la psicologia, ne sapessimo di più. Mentre non siamo più in grado di vedere quel che gli occhi di Winckelmann e Goethe sapevano ancora scorgere,
quieto e silenzio così intesi rimandano ad una sicurezza insita nella conoscenza del divino, del suo essere, nonché dell'apparente e dell'apparenza di ogni accadimento, persino sventura e morte, a contesto delle disposizioni divine, di un divino che rende beati il semplice fatto di essere. Gli esempi più illuminati in proposito ce li offre proprio la tragedia greca. Nell'Agamennone di Eschilo, Cassandra, dopo una vita infelice, non solo per la rovina della città patria, la morte di tutti i suoi cari, l'umiliazione della schiavitù, ma soprattutto per quella sua preveggenza di tutte le disgrazie future che le procurò sempre solo l'incredulità e lo scherno dei suoi, giunge comunque ad Argo, insieme ad Agamennone, pur sapendo che la stessa mannaia di cui egli sarà vittima fra pochi istanti è destinata anche a lei, e la piange a sua sorte, getta lontano da sé la verga e le sacre bende di profetessa, e improvvisamente la cadere universale a cui si collega il suo destino personale, le appare come piano e decreto degli dei, e ella e alla disperazione subentra subito una sublime quiete. Orsù, voglio andare incontro alla morte, che solenne fu il giuramento degli dèi. Ed è esattamente questo che a me interessava far comprendere della vita e della morte degli dèi nell'antica Grecia. Gli dèi dell'antica Grecia non promettono la vita oltre la morte. Gli dèi dell'antica Grecia lavorano con i vivi, combattono con i vivi. Sono l'essenza stessa della vita, essi stessi combattono, divengono e si trasformano. E se noi percepiamo gli dèi per quello che sono e li traduciamo in forma umana, cioè appellando loro delle prerogative umane, è perché siamo degli umani. E proprio perché siamo degli umani proiettiamo sugli dèi quelle caratteristiche che a noi interessano. Ma quegli stessi dèi hanno un infinito numero di caratteristiche che a noi però, come umani, non interessano. Però noi, con quegli dèi, costruiamo le nostre strategie di esistenza. Quegli dèi abbandonano gli esseri della natura, ogni essere, sia albero, pianta, individuo, al momento in cui quell'individuo muore. L'individuo che muore è abbandonato dagli dèi. Agli dèi non interessa più. Quando un individuo muore, i titani si scatenano dentro l'individuo, lo scompongono. Ogni titano si prende la sua parte. Ogni dio con cui abbiamo vissuto la nostra esistenza si prende la sua parte. Rimane l'individuo, rimane l'essere che ha vissuto in maniera coraggiosa, che ha vissuto in maniera eroica, che ha vissuto prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Ed è questo che ci dicono i greci. Non ci dicono oltre la morte c'è l'Ade, oltre la morte c'è il paradiso, no, i greci ci dicono vivi in maniera coraggiosa, vivi in comunione con gli dèi che si esprimono attraverso le tue azioni, ed è proprio perché tu metti in atto le tue azioni che gli dèi si legano a te, si legano col Dio che cresce dentro di te, ma non ti accompagnano oltre la morte è un affare tuo, cioè tu sei da solo a combattere la tua morte, e l'unica cosa che ti può permettere di affrontare la tua morte è il coraggio con cui hai avuto nella tua vita. E nell'Ade, ogni volta che noi abbiamo una rappresentazione, sia nell'Iliade che nell'Odissea, chiunque va all'Ade vede solo ombre di ciò che è stato, perché solo questo gli esseri umani e gli esseri della natura possono vedere oltre la morte, possono vedere solo le ombre. In realtà possiamo andare oltre, possiamo vedere le linee di tensione, ma questo appartiene alla stregoneria, non alla Grecia antica, e possiamo vedere le ombre di chi ha combattuto in maniera coraggiosa, perché chi ha combattuto in maniera coraggiosa al momento della morte del corpo fisico è da solo con la morte e da solo con la cessazione della sua fisicità, e la sua fisicità non è stato altro che un'occasione, un momento in cui una struttura, una parte di energia vitale ha preso coscienza di se stessa e ha continuato a lavorare scelta dopo scelta, azione dopo azione che abbiamo fatto nella nostra esistenza,
accumulando potere personale, e con quel potere personale noi affrontiamo la morte del corpo fisico. Non c'è un giudizio che viene dato da un soggetto esterno, non c'è Zeus che dice tu sei stato bravo, tu sei stato cattivo, non c'è Apollo che dice tu va bene, tu non va bene, no, c'è soltanto un individuo che combatte contro la morte del corpo fisico. Ed è un grande combattimento, io ne ho visti alcuni, sono veramente dei combattimenti grandiosi. Ed è l'ultima battaglia che noi facciamo, e la facciamo con gli sforzi della nostra esistenza. Quando i greci dicono gli dèi che amano gli uomini li fanno morire giovani, quel giovane non sta il fatto semplicemente a indicare la giovane età, ma sta a indicare il momento stesso in cui l'individuo ha accumulato il massimo potere personale, cioè il massimo della forza, ha il massimo di eroismo, ha la massima forza per affrontare e distruggere la morte del corpo fisico per far nascere il corpo luminoso. Cioè praticamente gli dèi non succhiano la vita delle persone, non le rendono decrepite, non le consumano come se fossero del bestiame da portare al macello. Non sono gli spiriti neri del cattolicesimo, dove il cattolicesimo costringe le persone in ginocchio a pregare proprio perché gli spiriti neri possono succhiare la loro energia, possono prosciugarli giorno per giorno, possono distruggere il loro potere personale. Questo appartiene al cristianesimo, ma il cristianesimo, come tutta una società organizzata sul cristianesimo, trasforma tutta la struttura sociale in bestiame, in greggi. Gli stessi partiti che vi ho elencato prima, in realtà sono gente che si contendono i numeri delle elezioni, cioè vogliono sapere quanto è il loro gregge o quanto non è, quanto hanno perso del loro gregge o quanto hanno conquistato, ma sempre gregge è, cioè sempre persone asservite, non persone propositive. A questo interessa a cui parte, che è la visione cristiana, non è la visione greca. La visione greca invece è l'uomo, l'uomo in sé, l'uomo o la donna che affrontano coraggiosamente la loro esistenza, che manifestano gli dèi, che vivono lo splendore della vita e che vengono abbandonati dagli dèi esattamente in quel momento in cui stanno per morire, perché quello è il loro combattimento divino, è la loro trasformazione in dèi. In realtà non tutti gli dèi li abbandonano, c'è una divinità che aiuta in questo combattimento e si chiama Ecate, ma Ecate non è una divinità olimpia, anche se viene accolta in Olimpo. Ecate è un titano, appartiene alle forze che costruiscono la vita, per cui Ecate è una figura tutta a parte, da analizzare in maniera completamente diversa, e spesso scompare anche nei racconti, nell'epica greca. Però quello che è importante è questo da comprendere: noi viviamo una vita come fosse un'occasione, è un'occasione, e in questa occasione abbiamo la possibilità di manifestare noi stessi. Lo so che la nostra libertà è vincolata da parametri precisi, però è sempre una libertà di scelta. È sempre una libertà nella quale noi dobbiamo stringere denti e pugni per scegliere, è sempre una libertà nella quale noi possiamo sviluppare il nostro sapere, la nostra conoscenza, la nostra determinazione per la vita, la nostra tensione verso il futuro. E anche se non combatteremo mai una guerra come un'Iliade o non faremo mai viaggi come quelli di Odisseo, comunque la nostra vita ci presenta degli ostacoli, ci presenta dei problemi, ci presenta delle necessità di stringere i pugni e i denti, perché non sempre la società nella quale noi viviamo o la natura ci accettano per ciò che siamo. Spesso la nostra visione del mondo è in contrasto con visioni del mondo diverse e si trova a scontrarsi, e in quel momento ognuno di noi ha la necessità proprio di manifestare se stesso, di organizzare se stesso, di capire dove le cose vanno e dove non vanno, di vivere strategicamente. E questa attività di trasformazione soggettiva, questo impegno che noi abbiamo delle nostre emozioni che riversiamo sul mondo, è ciò che in realtà va a costruire il nostro corpo luminoso.
Ed è esattamente l'antagonista, è il contrario di essere parte del gregge. Quando Atena si affianca a Odisseo, non si affianca ad Odisseo perché Odisseo si sta sulla spiaggia del mare a grattarsi le scatole, ma si affianca ad Odisseo perché Odisseo ha la determinazione di giungere a Itaca. Quando Apollo si affianca a Ettore per distruggere Patroclo, non è che lo fa perché è così, ma perché c'è una contraddizione, c'è uno scontro in atto. Quando gli dèi si affiancano a noi nella nostra vita quotidiana, non è perché noi ce ne siamo tranquilli seduti a meditare. Quando noi meditiamo, trasformiamo noi stessi, ma non ci sono in quel momento gli dèi che si affiancano a noi. Si affiancano a noi quando noi dobbiamo stringere i denti e i pugni perché qualcosa non va, perché esistono delle contraddizioni, perché esponiamo noi stessi all'interno della vita che noi stiamo affrontando. Ed è questo che va a costruire il nostro potere di essere e ci trasforma giorno dopo giorno. Se noi diciamo che alla nascita abbiamo le stesse opportunità, ogni individuo, ma il giorno stesso, già in pancia della madre, esistono le diversificazioni della struttura emozionale. Ma queste diversificazioni continuano ad aumentare in continuazione ogni volta che noi facciamo una scelta. E ogni volta che noi scegliamo, gli dèi si schierano con noi, perché noi manifestiamo gli dèi che abbiamo dentro, gli dèi di cui siamo la sostanza. Ed è questo che il paganesimo greco ci insegna, il paganesimo egiziano, ci insegna il paganesimo di Roma, ci insegnano tutte le antiche religioni. Perché vedremo magari nella trasmissione che farò questa sera, le antiche religioni erano legate all'evoluzionismo. Cioè praticamente le antiche religioni non partono da un principio creatore. Sì, un po' alla volta poi qualcuno lo pensa, lo mette dentro in fila, ma quelli che sono i concetti delle antiche religioni sono concetti propriamente evoluzionisti. E sono concetti che appartengono alla relazione fra l'uomo e il mondo in cui l'uomo vive. Lo so benissimo che non c'era Darwin che ha elaborato la teoria dell'evoluzione nei tempi antichi, ma che c'entra? Non c'entra assolutamente niente, nel senso che l'uomo comunque applicava il principio di galleggiamento prima che Archimede scoprisse la legge del galleggiamento, per cui non è assolutamente, non significa assolutamente niente. Non so, venivano costruite prima che Pitagora inventasse i suoi teoremi, comunque gli uomini applicavano quelle che erano le nozioni della triangolazione. Cioè praticamente so perfettamente che Darwin non c'era, però quelli che sono i concetti normali della vita sono concetti evoluzionisti, non sono concetti creazionisti. L'uomo non ha mai pensato a una volontà esterna alla vita che determinasse la vita. E quello che è l'uomo, quello che è la vita dell'uomo, quelle che sono le tensioni all'interno dell'uomo che spingono per affrontare la vita, sono tensioni che portano l'uomo alla trasformazione, al suo divenire eterno. Per questo noi nella religione greca non troviamo qualcuno, qualche Dio che ti promette di salvarti, di portarti oltre la morte del corpo fisico. Anzi, troviamo il contrario. Troviamo che quando il figlio di Apollo fa rinascere i morti, e Zeus lo fulmina. Perché? Perché non è possibile tornare indietro. Non esiste un tornare indietro. È contro quello che è la trasformazione dei soggetti. Gli individui hanno avuto quel tempo, gli individui hanno avuto quella possibilità e in quella possibilità si sono giocati se stessi. Ok, qualche individuo non ce la fa, molte uova di storioni non si trasformeranno mai in storioni, molte storioni non diventeranno degli dèi, alcune storioni diventeranno degli dèi, molte zanzare verranno mangiate, molte larve di zanzare verranno mangiate, molte zanzare non si trasformeranno in dèi, molti esseri umani saranno abortiti, molti esseri umani adulti non diventeranno mai dèi, anzi veramente tantissimi. Perché? Perché non hanno saputo sfruttare l'occasione della loro esistenza. Ed è importante tutto questo, perché in realtà io una cosa voglio concludere col discorso, con questo discorso della,
della visione della vita oltre la morte. Un discorso che per me, che ho trovato appunto in Walter Otto e che secondo me è importantissimo. Vediamo un attimo se trovo un attimo gli occhiali. Dunque, allora, vediamo un attimo, eccolo qua. I greci vi si identificavano contrapponendosi ai barbari. Vediamo. Vediamo un attimo da dove prendo. Per comprendere il significato di questa affermazione, basta un solo sguardo alla comparsa dell'uomo nell'arte plastica dei greci. E subito, no, andiamo un pochetto sopra, un pochetto sopra, un pochetto sopra. Ecco, ammiriamo l'immagine greca dell'uomo nell'arte plastica, nella poesia, nella scienza e infine nella politica. Volendo riflettere su questo punto, dobbiamo ammettere, qui è nato l'uomo europeo. Quel che ancora oggi, in quanto greci, ci distingue dagli asiatici è l'immagine greca dell'uomo. Soltanto in quell'immagine l'uomo è divenuto forma, non secondo gli ideali di altri popoli, in quanto autorità, re, sovrano, suddito, guerriero, santo, giusto, peccatore, ma come uomo. Solo così, per dirlo qui e subito, egli sta anche dinanzi alla divinità, non come peccatore o santo, ubbidiente o disubbidiente, retto o malvagio, ma come uomo. Per comprendere il significato di questa affermazione, basta un solo sguardo alla comparsa dell'uomo nell'arte plastica dei greci e subito dopo alle opere figurative dei popoli asiatici e altri. Egli è una forma originaria e descrive l'essenza equivarrebbe a cogliere nella parola l'essenza dello spirito greco. Possiamo però attenerci almeno ad una caratteristica di fondamentale importanza, decisiva, la libertà. I greci vi si identificavano contrapponendosi ai barbari, ovvero ai non greci, i quali sono tutti privi di libertà e governati dispoticamente, privi di dignità, financo negli atteggiamenti di sottomissione. Ma questo concetto è determinante non solo in ambito politico e sociale. Uno Stato è perfetto quando ogni suo singolo membro è al contempo fine a se stesso. Proprio grazie al fatto che il particolare è in sé assoluto, esso costituisce altresì parte integrante di quell'assoluto e viceversa, ma è anche il più importante concetto dell'etica. Perché i faccendieri venivano disprezzati ed esclusi dall'amministrazione dello Stato? Aristotele rigetta il comunismo platonico, poiché la nobiltà dell'uomo, e con ciò la distingue, si dimostra precisamente nel suo rapporto con la proprietà. Quanto più ampia invece la conoscenza, poiché l'esistenza dell'uomo libero è fine a se stessa, il suo pensiero e il suo studio sono volti alla conoscenza pura, ovvero libera, e fine a se stessa. Per questo motivo i popoli barbari non diedero vita ad alcuna scienza in senso autentico. E se noi oggi possiamo parlare di scienza, lo dobbiamo ai greci. Bene, io qui ho finito i discorsi che dovevo fare. Vi ricordo i numeri di telefono 049-700-700 e 049-700-838. Ricordatevi che il paganesimo è un modo col quale noi viviamo e affrontiamo la nostra vita. Se noi dimentichiamo questo, dimentichiamo tutto. Pronto? Ciao! Come solito devo seguire con Walter Otto. Devo seguire come registratore. Ah sì? L'ho quasi finito. Affascinante. Sai, io sto leggendo adesso, praticamente ho finito adesso di leggerlo e in effetti molte cose che sono state dette e scritte, insomma, le trovo in Walter Otto. Pari, mi chiama Pari o Tereni, insomma. Sì, sì, ma sono i grandi, no? Cioè... Mi manca gli eroi della Grecia, di Tereni. Ho solo gli dèi della Grecia. Io ho gli dèi della Grecia, di Tereni e Dioniso, mi sembra. Dioniso, che mi Ma sai quando cosa ho sti libri? La antica di Tereni. E Dioniso... Dioniso, sì. È la visione antica, è appunto un altro, mi sembra.
Ma abbassa un po' la radio per piacere, perché non riesco a levare i fischi, grazie. E sono praticamente otto chereni, Dumezil, Auger, sono fra i grandi, cioè fra quelli che riescono a comprendere, che sono riusciti a, comunque a comprendere una buona parte del paese. È uscito uno di Vernà, non so se lo so. E anche Vernà adesso sta facendo un grande lavoro. Non lo so, ti dico che sono un po' fuori di testa ultimamente. Memoria, mito e politica, volevo prendere stamattina ma ero a corto. Lo so, ci stanno distruggendo, vero? Nerone della terza, eh. La vita di Nerone, anche quello, spero. Niente qua, su Repubblica, che c'è una bella mezza pagina anche di pubblicità in confessionale. Ora i film si vedono in chiesa. Praticamente Carlo Lizzani dice, un aiuto al cinema, volessi il cielo. La Fox e la Disney vuoi fare i film in cielo, un mercato anche per attirare i religiosi, cioè i cattolici. La Disney ha sempre fatto film cattolici. Fanno tutto un mercato, insomma. Infatti alla Disney si sono posti praticamente altri produttori con altri stili. Però penso che a parte Alice nel Paese delle Meraviglie e a parte pochi altri, se ne ha fatti pochi che non siano cattolici. Un film per amarli, un libro per conoscerli. Loro mettono qua, fanno vedere Clint Eastwood, Federico Fellini, Quentin Tarantino, Woody Allen. Sì. Fellini, cioè Almodovar, non credo che lo fanno. Va bene, dai. Insomma, Ultimamente ho ritagliato un migliaio di articoli e sono un po' incasinato, sì, no? Sì, perché non vede più niente, a parte, cioè mi te seguo, te seguo nella trasmissione, però dopo cammino, non sai che. Cioè de mio, oltre che appoggiare, diciamo, il discorso, no? Il discorso che ti fai sulla trasmissione, sul mito, sulla tematica, insomma, dopo praticamente non sai che sai di più. È importante che le persone comincino a capire quelli che sono. Anche concetti di vita civile, capito? Perché stiamo perdendo anche questo mi preoccupa. Mi piace iniziare tante tematiche, diciamo, che mi interessa, che interessa l'uomo, la civiltà, l'antropologia e naturalmente che va a progredire, non a restare stagnante. Perfetto. Va bene. Ok, ciao Ivano. Ciao. Auguri, ciao. Aiuto. Pronto? Claudio? Sì, ciao. Dimmi. Pronto? Sì. Scusa, pensavo avessi preso un altro, non ti sentivo nella cornetta. No, una domanda. Ieri un signore, durante la trasmissione di Franco, ha fatto questa domanda qua, abbastanza interessante. Ha detto, come mai... nel nostro mondo, nella nostra esistenza, nell'esperienza che abbiamo noi esseri umani, soltanto il nostro cervello in un certo senso si è evoluto al pensiero, si è formata tra virgolette la coscienza, cioè, mentre questo non è successo per gli animali. Beh, risposte me ne sono date tante, ma mi interessava sentire un tuo parere. Ti ascolto per per radio, dai. Ciao. Sai qual è l'unica differenza? Io non prendo più le telefonate perché chiaramente è arrivato al Vise. Cosa richiesta è stata fatta a Franco? Giustamente Franco ha dato la sua risposta ed è giusto che sia così. Io non voglio contrapporre niente a nessuno, però l'unica riflessione che faccio io. Davvero pensate che il pensiero pensato, cioè quello che noi pensiamo e che noi parliamo, sia una cosa così importante? Ricordate che prima di parlare siamo evoluti per milioni di anni all'interno della natura, per cui non è che gli animali non pensano, siamo noi che non siamo in grado di sentire il loro pensiero, la loro qualità di pensiero.
Detto questo, esistono chiaramente tutta una serie di differenze con cui gli animali praticano la vita in un certo modo e noi la pratichiamo in un altro modo. Per cui esistono delle assonanze, esistono delle differenze. Io non imputerei agli animali la stupidità, io non l'ho mai fatto, anche perché sono degli esseri che stanno diventando dei, esattamente come noi. Noi abbiamo delle possibilità, loro ne hanno altre. Non sottovalutiamo, noi siamo parte dell'essere natura, non siamo al di fuori dell'essere natura. E questa è la mia opinione, naturalmente, e qui la fermo. Ciao a tutti, vi do appuntamento per questa sera alle ore 19, qua seconda parte del mio maestro, con il paganesimo. Scusate, ma penso che farò il pezzo di Ares parlando del paganesimo. Ciao. Non prenderò ancora in mano il discorso sulla contemplazione. Ciao.